Vabbè, poi Salvini è incommentabile perché è veramente oltre, non sa proprio di cosa sta parlando, nel senso che lui se l'è presa con la canapa, che è legale, che è non psicoattiva, cioè sta entro i parametri dello 0,6, quindi è coltivata e venduta da decenni in Italia. Poi adesso nel 2016, grazie alla legge 242, c'è stato un adeguamento, un recepimento delle normative europee dall'Italia ed è nato questo boom del fiore di canapa. La canapa è legale in tutta Italia, quella è canapa, non psicoattiva. Dopodiché Salvini dovrebbe sapere, visto che parla di stato spacciatore, che invece i militari dell'Istituto Farmacologico di Firenze coltivano la canapa per i pazienti, però voglio dire, se i pazienti gli voleva anche la cannabis, ma stiamo parlando di quella psicoattiva, lui si è presa quella canapa che è non psicoattiva. Noi non stiamo manifestando per un qualcosa che è già legale, anche se ovviamente non abbiamo nulla contro la canapa, chiaramente. Stiamo manifestando per ottenere il riconoscimento, il diritto, reclamiamo il diritto a coltivare le varietà ora illegali. Lui addirittura è talmente indietro che vorrebbe vietarci pure ciò che è legale in tutto il mondo da sempre, perché non è psicoattivo. Salvini non è psicoattivo.